Abbiamo detto cambio di guardia perché in effetti sono in compagnia di Giulio per proseguire questa diretta di Natale. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Tra l'altro omonimi, questo è bello. È vero, mi è vero, piace, Giulio e Giulia. Assolutamente sì. Allora, siamo rimasti in tema Natale, lo sappiamo, abbiamo visto che comunque si parla di questo perché chiaramente siamo anche addobbati a festa. Cosa mi porti tu oggi di notizia? Guarda, ti porto per gli scettici che non credono a Babbo Natale, perché poi c'è sempre quella diatriba con i bambini che poi, ma quando gli dici che Babbo Natale lo zio, no, bisogna lasciargli la magia. Sì. E per chi non ci crede, esiste proprio il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi, circolo polare artico, dove si può andare a visitare la renna di Babbo Natale, gli si può scrivere la letterina e ti rispondono, puoi fare la visita del parco, stare con gli elfi, insomma un villaggio vero e proprio dove passare la giornata di Natale, ovviamente non per tutte le tasche, però dai, diciamo che è un buon modo per far capire, ci sono le webcam. Ah, ok. Quindi puoi vedere tutti gli elfi che lavorano. Che bella questa cosa. Sì, c'è Rudolph col naso rosso. A me è sempre piaciuta questa cosa qui. E mi ricordo quando ero piccolo, non so, anche voi avete avuto un parente che si vestiva. Io ogni tanto vedo delle foto con mio zio o mio papà vestito da Babbo Natale, ma ovviamente non con i vestiti fighi di adesso, sì, con dei manti rossi un po' raffazzonati. Esatto, il cappello, quello lì da il colbacco russo che, insomma, facciamo un po' ridere, però sì, insomma, per ricordarci di Babbo Natale, sì, Babbo Natale esiste ed è a Rovaniemi, al Circolo Polare Artico, quindi andate a visitare il sito, se potete andateci ovviamente con, certo, i vostri bambini, se no almeno scrivetegli una letterina. E infatti, anche perché secondo me comunque alla fine qualcuno arriva, non è che il Circolo Polare Artico ora non ci arrivi proprio facendo la circonvallazione, però una letterina arriverà, magari qualcuno ha già pensato di scrivere, dice ti la mando a questa realtà qui, magari qualcuno veramente, cioè no, ma abbiamo detto che Babbo Natale esiste, esatto, cioè io ancora quasi 30 anni ci credo, quindi voglio dire, esatto, no? Perché rovinarci questa cosa qua, è una bellissima tradizione, teniamola, esatto. Poi tra l'altro ora io non so tu come sei messo a così ricordi di Babbi Natale, appunto villaggi di Babbi Natale, regali eccetera, però è sempre stato il mio sogno un po' arrivare in questi posti qua, molto Disneyland però tema Natale o comunque posti dedicati, ecco, perché sono cose incredibili alla fine, quando sei bambino ti sembra di essere praticamente in un'altra città, no? In un luogo magico. Esatto, a meno che non ti capita il posto tipo quel film di Babbo Natale Bastardo, non so se hai presente. Oddio, no, non l'ho mai visto. Cioè? C'è questo attore che è lì, che è un po' un ubriacone, che per raggranellare qualche soldo si mette lì a fare il Babbo Natale, ma assolutamente scortesissimo con i bambini, quindi li tratta tutti male, molto 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 carino. E allora praticamente abbiamo anche dato qualche consiglio cinematografico, certo, tra l'altro, che secondo me non è male, visto che basta una poltrona per due per Natale, diciamo che lo abbiamo già visto, l'8 dicembre io l'ho visto, quindi ora vogliamo parlare di Vacanze di Natale in tutti i sequel, in tutte dall'80 le salse, esatto, al 2011, non lo so, vabbè, comunque abbiamo dato i nostri consigli, quindi comunque adesso diciamo ci godiamo ancora un pochettino di musica e poi parliamo della prossima notizia che sarà sempre a tema Natale. Thank you.